Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Martina e oggi in questo video vi farò vedere alcuni degli ultimi acquisti di queste ultime settimane. Sto parlando di acquisti makeup, skincare, ma anche haircare. Mi piace molto condividere con voi novità di questo genere anche per sapere la vostra opinione in merito, se avete già provato alcuni di questi prodotti, se vi siete trovati bene, se vi siete trovati male, oppure semplicemente darvi qualche spunto, qualche nuova idea per qualche prodotto che potreste provare, che potrebbe fare al caso vostro. Cominciamo subito con la parte makeup. Sono stata proprio ieri nel centro di Taranto al negozio di NYX. Vengo completamente rapita dalla gentilezza delle commesse, sembrano delle vere e proprie amiche per come consigliano bene, per come sono gentili, educate, anche perché poi i prodotti di NYX, come già sapete, io li straamo, li ho portati tantissime volte su questo canale. Il rapporto qualità-prezzo è veramente altissimo perché i prodotti sono veramente ottimi e i prezzi veramente accessibili. Sono prodotti cruelty free, vegan e inoltre ci sono sempre promozioni. Come potete notare, non ho fatto né le sopracciglia né ho messo il mascara e questo vi dovrebbe lasciar intuire qualcosa. I prodotti sono questi tre. Cominciamo subito dal primo prodotto, la Lift & Snatch, una penna per sopracciglia. Come vedete la punta è veramente molto sottile, molto flessibile, permette di creare linee più sottili o più spesse. Si prefigge il compito di essere, di avere una colorazione modulabile, ossia di poter variare l'intensità del colore. Inoltre garantisce 16 ore di tenuta ed è completamente no transfer e io a questo punto direi subito di provarla. Io direi che il risultato è nettamente evidente. Sopracciglia terminate, mi piace tantissimo l'effetto. Passiamo subito agli altri due acquisti. Under Eyes Volume Lift Scara, Under Eyes Primer, che è un lash booster. Vi faccio vedere dietro la confezione come si modificano le ciglia delle persone, anche quelle veramente più corte e più chiare, perché questo mascara si prefigge il compito di dare, oltre che tanto volume, essere anche molto molto pigmentato, di una pigmentazione nera matte che dovrebbe garantire una super pigmentazione e un'incurvatura delle ciglia sin dalla prima applicazione, dalla prima passata. Lo scovolino in silicone e ha una forma clessidra, mentre il lash booster, scusate se in questo momento è uscito il sole e mi vedrete completamente illuminata da una parte del viso. Comunque il booster si prefigge il compito di valorizzare l'utilizzo del mascara, infatti viene applicato prima, ha una colorazione grigiastra, uno scovolino sempre in silicone ed è appunto un booster perché contiene l'olio di ricino che io già applicavo, però applicarlo con un cotton fioc sulle ciglia può essere un po' problematico perché almeno io applicandolo spesso sentivo le ciglia pesanti, andava negli occhi e quindi vedevo tutto ombrato. Utilizzare un booster è qualcosa di, secondo me, veramente ottimo. Andiamoli subito ad aprire e a provare. I prodottini sono questi due, quindi questo è il booster e questo è il mascara. Li apriamo per vedere subito lo scovolino. Questo è lo scovolino del booster, quest'altro è lo scovolino del mascara. Partiamo con il booster. Questo è l'effetto del booster applicato e devo dire che comunque non me lo aspettavo così nero, onestamente, perché avevano detto una colorazione grigiastra. E adesso andiamo subito invece a provare l'Under Eyes, il Volume Lift Scara, il mascara vero e proprio. L'effetto è veramente bellissimo e probabilmente non lo si riesce ad apprezzare tanto quanto si dovrebbe perché ho fatto una linea di eyeliner che arriva fino alla parte interna dell'occhio, ma provo anche ad alzare gli occhi per farvi vedere come sono veramente belle, definite, separate le une dalle altre. Ho fatto una sola passata e solitamente quando applico il mascara ne faccio due, però anche così comunque mi piace molto. Comunque tutti e due i prodotti per ora mi piacciono veramente tanto e per adesso abbiamo finito la parte makeup. Passiamo subito a due prodotti che ho acquistato più di un paio di settimane fa e che quindi ho già un po' testato, che sono due prodotti di una marca che io amo tantissimo, che uso
da tantissimi anni, che ormai si è conquistata una fiducia per me sconsiderata, che è appunto la Roche-Posay. Ho comprato un siero e una crema solare. Il siero è della linea Effaclar, una linea che io uso già da tanti anni. Infatti utilizzo già il detergente che contiene acido salicilico, che però non abbino a questo siero perché contiene lo stesso principio, infatti ora ve ne parlo meglio, e ho utilizzato per tanto tempo questa crema, sempre appunto della linea Effaclar Duo Più, perché questa contiene SPF 30, che utilizzo prevalentemente l'inverno, che è appunto una crema anti imperfezioni. Passiamo a questo siero, che sto testando da una settimana e che mi sta piacendo tantissimo. Contiene 3 acidi esfolianti ed è un siero che permette di curare l'acne anche in età adulta, perché appunto io, non essendo più un'adolescente, non si tratta più di un'acne appunto adolescenziale, però ho diversi segni che ora comunque ho coperto con il make up, ma che comunque un poco leggermente sono evidenti. Questi 3 acidi sono l'acido salicilico, l'acido glicolico e l'acido LHA, che è un lipoidrossiacido. Quindi si prefigge il compito di curare imperfezioni, segni persistenti, quindi cura anche le macchie e i pori dilatati. In particolare l'acido salicilico serve per liberare in profondità i pori, l'acido glicolico serve per una rigenerazione della pelle, della cute. Utilizzo in prevalenza la sera perché appunto non è consigliato utilizzare questi 3 acidi durante il giorno, a meno che non si metta comunque una protezione solare, però io comunque preferisco utilizzarlo solo alla sera, e per la prima settimana l'ho applicato un giorno sì e un giorno no. Questa è la boccetta, è completamente in vetro e ha questo applicatore a pipetta che appunto permette di dosarne il contenuto. Prima dell'applicazione io lo agito, poi ne verso un poco sulla mano, solitamente ne applico 2-3 gocce massimo, qualche volta ne applico 4-5 se intendo anche estendere l'applicazione al collo, però solitamente lo applico solo sul viso perché comunque sul collo non ho particolari imperfezioni, a parte qualche piccolo brufoletto che esce qua e là. Ovviamente è presto per darvi una recensione accurata, perché comunque bisognerebbe testarlo per almeno 28 giorni. Poi ho comprato questa crema Antelios che contiene un SPF 50+, perfetta per l'estate. La crema è questa qui e ha un applicatore veramente molto comodo, non unge e aiuta a contrastare le macchie pigmentari dovute all'esposizione al sole. Veramente ottima perché per chi ha una pelle a tendenza acneica o comunque una pelle grassa, soprattutto poi nel periodo estivo, è una crema che non lascia un alone che appunto lucida troppo la pelle. Per questo mi piace tantissimo anche come base make up. Altro prodotto skincare che ho acquistato è questa maschera in tessuto di Garnier, che mi è piaciuta così tanto che ne ho acquistate altre 2. Questa è la terza. Si chiama Hydra Bomb ed è una maschera appunto in tessuto che contiene camomilla, acido ialuronico e siero idratante. Quello che mi piace di questa maschera, che oltre ad essere idratante, contenendo anche la camomilla, è una maschera lenitiva, cosa che mi serve tantissimo perché mi aiuta a lenire tutti i rossori della mia pelle, perché molto spesso mi capita sul viso che brufoletti, l'acne che si crea è di tipo infiammatorio, nel senso che comunque i piccoli brufoletti sono parecchio irritati e per questo motivo non posso applicare del make up. Ho un tempo di posa di 15 minuti, quindi un po' lunghino, però comunque non mi dispiace perché posso prendermi 15 minuti di pausa per esempio dallo studio, farmi una bella maschera e rilassarmi e poi ricominciare a studiare. I prodotti della Roche-Posay, non ve l'ho detto, li ho acquistati in farmacia, mentre questa maschera l'ho acquistata da OVS, però è presente anche da Acquestapone, e l'ho presa sempre da OVS insieme a questa maschera, a questa crema per le mani all'avocado. Pensavo avesse una profumazione più particolare, in realtà non profuma per niente, però è veramente molto comoda perché è piccolina, da portare in borsetta è perfetta. Vi faccio vedere la consistenza. Si assorbe molto facilmente, come potete vedere, e non lascia le mani troppo unte, cosa veramente utile. Ed è comodissima soprattutto in questo periodo dove utilizziamo tantissimo il gel disinfettante o igienizzante, che comunque va a seccare molto le mani. Prodotto Hair Care, ho cambiato prodotto per i capelli. In questo momento sto proprio utilizzando questo. Chi ha i capelli ricci sa che bisogna utilizzare un prodotto senza risciacquo alla fine del wash day, cioè della giornata in cui appunto laviamo i capelli. Il mio prodotto, lo chiamo proprio mio perché ormai lo uso da così tanti anni che è veramente il mio prodotto, è un prodotto della Kemon, in particolare della linea Activa, e si chiama Disciplina per capelli appunto ricci. Lo acquistavo su Amazon, che appunto è un rivenditore di questa marca, di questa linea, ma non è più disponibile.
e non so quando lo riforniranno, quindi stavo cercando qualche sito in cui poterlo acquistare che comunque sia affidabile. In alternativa, momentaneamente ho dovuto optare per qualcos'altro perché non potevo lavare i capelli senza avere un prodotto senza risciacquo. Un'alternativa non troppo costosa, perché il primo prodotto che, di cui vi ho parlato, di cui magari ora qui vi lascio una foto, lo pago 21 euro e sono 150 ml, mentre questo l'ho pagato 7 euro, 6,90 euro per 400 ml, che è veramente tantissimo, però lo posso utilizzare come una valida alternativa per l'estate, anche quando troverò quell'altro, alternandoli, magari questo utilizzandolo anche al mare, portandolo anche appunto in spiaggia. Ed è appunto di Garnier, della linea Fructis, e si chiama Hydra Ricci Air Dry Cream. Nutre e definisce anche senza usare il phon, quindi è perfetto appunto per l'estate. Contiene pectina della frutta più olio di pistacchio. È la prima volta che utilizzo un prodotto con olio di pistacchio. Oltre ad essere molto idratante, protegge i capelli dalle aggressioni esterne, come per esempio lo smog, ma anche per esempio dal cloro o dai raggi solari. E io quindi penso che per l'estate sia veramente un ottimo prodotto. Vi leggo anche che cosa c'è scritto su internet. L'olio di pistacchio è antiossidante, rinfrescante, antibatterico, velocizza il ricambio cellulare e illumina, nutre i capelli e stimola la loro crescita, contrastando la caduta grazie alla notevole quantità di biotina contenuta all'interno del pistacchio. Devo dire che per una prima applicazione il risultato mi piace, io i capelli li ho lavati ieri e il risultato mi piace veramente veramente tanto. Gli ultimi prodotti che vi faccio vedere sono i prodotti che ho acquistato da Hello Body, un marchio molto presente su Instagram di cui viene fatta una pubblicità quasi estenuante e del quale io non condivido tantissimo la loro esperienza di marketing. Perché fanno pagare questi prodotti veramente tanto, ossia i prezzi di partenza sono molto molto elevati, per poi utilizzare degli sconti che girano sul web praticamente ovunque, su TikTok, su YouTube, su Instagram, che ti permettono di avere sconti esorbitanti, a volte anche del 50-70%. Io infatti ne ho utilizzato uno del 50%, che comunque è uno sconto veramente molto alto. Penso che questo genere di strategia vada un po' a svalutare il prodotto, perché potrebbero esserci delle persone che appunto non si fidano del marchio, non ripongono fiducia nel marchio. Inoltre fanno sponsorizzare questi prodotti da veramente tantissimi influencer che ne parlano solo estremamente bene. Difficilmente si trova qualcuno che parli male di questi prodotti. Generalmente c'è sempre qualcuno a cui i prodotti possono non piacere, quindi sono comunque andata a ritrovare delle recensioni di persone che non sponsorizzavano questi prodotti, ma che appunto, essendo scettiche, li hanno acquistati per testarli. Ho scoperto che comunque i prodotti sono validi, alle persone piacciono, si ottengono anche dei buoni risultati. Il problema è che appunto molto spesso si crea una sorta di scetticismo nei confronti del marchio per la loro strategia. Questi prodotti comunque li testo da veramente pochissimo tempo, meno di una settimana, e questa maschera l'ho fatta una sola volta, quindi non vi voglio fare una recensione, vi voglio semplicemente far vedere appunto quali sono i due prodotti che ho acquistato. Magari tra circa un mese, un paio di mesi, ve li recensirò su questo canale, appunto vi farò sapere per bene che cosa ne penso. Per il momento vi dico che cosa ho acquistato. Ho preso il Cara Look contorno occhi e la Rose Refine maschera purificante per il viso. Parto col dirvi che il Cara Look è un contorno occhi che si prefigge il compito di essere luminoso e di dare un effetto riposato. Questa è la boccetta e contiene 15 ml di prodotto e non è trasparente, anzi è di un colore beige con qualche microperla abbastanza scintillante che dà appunto l'effetto di luminosità. Mi ha spinto a provare questo prodotto appunto questa sua colorazione e questo effetto di luminosità che conferisce al contorno occhi, perché generalmente l'estate ci si trucca poco, oppure quando si va al mare comunque non ci si trucca, almeno io non mi trucco al mare. Ma provando questo prodotto si ha la sensazione di mettere un correttore veramente molto leggero, che ovviamente non va a coprire l'occhiaia. Penso che un prodotto base si prefigge chissà quali compiti miracolosi possa fare al caso mio. In effetti lo sto provando da circa una settimana e devo dire la verità, mi piace tantissimo. Oltre ad avere un profumo fantastico, ricorda un po' il caramello, la vaniglia, contiene olio di avocado, burro di cacao e i ceramidi, o ceramidi, ancora non l'ho capito come si dice. Ho utilizzato tanti contorni occhi, la maggior parte avevano una texture veramente molto molto leggera, che è perfetta per tutto il mio viso, ma non per il contorno occhi, dove
preferisco avere qualcosa che sia un po' più denso, come appunto questo prodotto. Quindi per ora mi ci sto trovando bene, appunto è presto per darvi una recensione, però come first impression ci siamo. Inoltre i packaging sono veramente un sacco carini. Questa invece è la maschera purificante che ho applicato una sola volta e mi è piaciuta veramente molto. Ho anche fatto una prova allergica sul braccio tenendola per circa 15 minuti, poi l'ho rimossa, avevo aspettato circa una giornata, non ho fatto alcun tipo di irritazione, quindi ieri l'ho provata su tutto il viso. L'ho dovuto tenerla in posa 15 minuti, ho preferito cominciare con 6-7 minuti per poi andare sempre aumentando il tempo di posa, semplicemente perché appunto è la prima volta che la utilizzo e preferisco sempre andarci piano. Comunque è una maschera purificante al carbone e all'argilla ed è formulata proprio per pelli che vanno da miste a grasse come la mia. In particolare sul sito c'è scritto che la sua equilibrata composizione con carbone di pino francese, argilla bianca e nera e niacinamide libera i pori in profondità e aiuta ad ottenere un incarnato uniforme. Il mix di polisaccaridi idratanti, acido ialuronico e ingredienti equilibranti come l'olio di rosa canina e l'estratto di liquirizia lenisce e rimpolpa la pelle lasciandola morbida e liscia, 98,7% di origine naturale, prodotto vegano non testato su animali. E diciamo che la presentazione è ottima, l'ho provata e devo dire la verità, non posso dirvi assolutamente nulla perché con un'applicazione non posso pretendere che i miei pori si restringano, che i punti neri spariscano magicamente ad un'applicazione, quindi è ancora un po' presto per darvi una recensione, però comunque non mi è per niente dispiaciuta. Tutti i pack sono in vetro, questa è una cosa che mi piace veramente tanto, perché comunque si presentano come prodotti non cheap appunto, anche perché comunque costano un bel po', come vi ho detto. Questo in particolare viene 34,99, mentre il Caro Look veniva 29,99. Comunque questa è la maschera che ho visto recensita molto molto bene da tantissime persone che appunto non sponsorizzavano il marchio. La sua consistenza è questa. Comunque appunto, se volesse potrei poi fare di questi prodotti che vi ho fatto vedere una recensione su come mi sono trovata applicandoli per circa 1-2 mesi. Anche se non c'entra niente con prodotti skincare, makeup, haircare, vi faccio vedere un acquisto che ho fatto proprio ieri, ossia la rivista YouTubers della Mediolanum Editori, dove appunto in copertina c'è una YouTuber che seguo tantissimo, che mi piace veramente veramente tanto, che è appunto Gaia Visco Gilardi. È una ragazza veramente spontanea, solare, genuina, crea contenuti tanto 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 particolari, originali, oltre che essere bellissima è veramente molto in gamba. Volevo appunto prendere questo giornale, questa rivista, per leggere la sua intervista. Il video termina qui, io spero di avervi intrattenuto, che i miei prodotti, i miei acquisti vi siano piaciuti, fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi nei commenti, se avete anche qualche suggerimento per qualche prodotto che vi piacerebbe io provassi e vi recensissi in futuro. Se questa tipologia di video ti piace, lasciami un like qui sotto e non scordare di iscriverti al mio canale per supportarmi. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!